Konami, grazie per la banned list. Ora posso buttare il primo episodio della nuova serie? Perché montare? Anzi sti cazzi. Il video esce comunque. Ve lo sucate. Commentate e mettete anche lì che. Io non mi accollo i deliri profetici di Filippo Vettori del team Slifer Rosso. Può andare a fanculo lui. Ingaggiare? Multiruolo e soprattutto gamma. Visto che quando testo in mano vedo solo driver. Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il primo episodio della serie Perché giocare, dove un ospite che a questo giro è Filippo Vettori del team Slifer Rosso proverà a convincermi a giocare il suo mazzo preferito, ovvero Sky Striker. Ma prima di andare avanti vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jugstore, il mio sponsor dove potete acquistare prodotti coreani. Tutte le info per comprare e avere il 5% di sconto e ovviamente supportarmi le trovate qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo alle presentazioni. Allora, ciao a tutti ragazzi, sono Pippo, team Slifer Rosso. Ormai lo sapete, sono sempre qui da X anni a farmi le seghine sulle bambine. E ringraziamento al cappello di paglia che permette questa cosa sul suo canale. E niente, Sky best day. Prima di iniziare ragazzi, vorrei partire un attimo con una piccola lore di Sky Striker per capire effettivamente di cosa parla il mazzo. Il nome giapponese dell'archetipo, Sky Striker Sento, è un gioco di parole a più livelli. Il kanji sen può significare brandire, che si lega al kanji to, spada. Insieme formano un omofono con sento, che significa battaglia, che fa riferimento al tema della guerra dell'archetipo. Il nome giapponese del sottoarchetipo, Sky Striker Ace, aggiunge il kanji ki, principessa, al fine di sento, formando il nome Sentoki, che significa Flash Sword Princess, principessa spada luminosa. Per quanto riguarda la storia, si parla di una ragazza che corre sul campo di battaglia desiderando la pace e la sicurezza della sua nazione natale, e grazie all'addestramento e al suo talento riesce a scatenare il potere della tecnologia Sky Striker in tutte le sue forme. Ovviamente ragazzi, se volete tutta la lore completa, io non lavoro gratis, fate arrivare questo video a un centinaio di mi piace e poi se ne riparla. Detto questo, passiamo adesso alla decklist e vediamo effettivamente se ne vale la pena giocarla, perché diciamo che qua non è uno Sky Striker normale, è uno Sky Striker un pochino costoso. Mettiamola così. Leggermente, sì. Allora, il mazzo praticamente è quello di sempre, facciamo sempre le stesse cose. Non esiste più Mina, il che è un po' un problema. Diciamo che il meta, ora come ora, non aiuta. Però comunque fare normal raie è sempre forte. Le liste le aggiorno in ogni meta. E niente, allora vi faccio vedere come la sto giocando al momento, anche se non è stato chissà quanto studiata, dato che al momento sto giocando altro, però per quel poco che ho deciso di aggiornarla, diciamo che per ora reparto HT e mini engine da giocare sono questi. Triash, perché comunque è generica contro tutto, specialmente contro Despia, che ha un matchup orribile per questo mazzo. Gamma, che è l'HT più forte del formato. Gamesiel, per togliere le carte problematiche, specialmente nel matchup contro Purely, perché questo mazzo non riesce ad alzare Noir, e Pancra, perché ha la mano forte. Ho visto alcune liste di tizi random nell'America Latina che giocavano tipo Droll, però Droll onestamente è un HT che in Sky non mi è mai piaciuta, per il semplice motivo che noi scartiamo uno per fermare il turno dell'avversario, però noi al turno dopo non abbiamo quasi mai modo di chiudere. È vero che esiste l'OTK con Linkage, però comunque dobbiamo cercare di giocare attorno a varie cose, non è detto che l'OTK entri. E siccome questo mazzo non chiude in maniera consistente, è inutile farsi un meno uno dalla mano per poi nel nostro turno andare a fare Shizuku Passo, che tanto alla fine è quello che fa il mazzo, e poi comunque ridare un altro turno all'avversario per farlo giocare. Però ho deciso di fare questo line up, diciamo, di HT per il semplice motivo che questa qui comunque rimane generica da tirare contro tutto. Questa è la più forte, andando secondi, perché spoiler, andiamo secondi come sempre da qualche anno a questa parte. I Gamesiel ci sono solo ed esclusivamente per un motivo di comfort, fra virgolette, perché comunque contro Kashtira Rysart ci dà noia, contro Purely il Noir ci dà noia, Samurai mette in campo un'infinità di negazioni, e quindi abbiamo bisogno dell'autosicura e Pancra, perché è Pancra, qua non c'è niente da aggiungere. Poi, per quanto riguarda le bimbe, ci sono tre raie
che ha 15 anni, però quando ci sono tre spell al cimitero ne ha 18, quindi va benissimo. Seguita da Monrose e poi tutte le carte che fanno la partenza. Rota, Engage, Droni e 3 Linkage. Questo qui è il reparto standard, non se ne giocano di più, non se ne giocano di meno. Questa qui sulla carta si potrebbe giocare a 2 perché comunque è importante averla al cimitero per l'OTK che si fa con Linkage. Però è anche vero che quando la nostra normal è Rose e non Raie ci rompiamo un po' le palle, dato che non è la normal più forte. Per il resto della roba Sky, 3 Ancore, 2 Afterburn perché dobbiamo spaccare tutta la roba andando secondi. La carta sbagliata del mazzo, Shark Mono perché ora non c'è un mazzo se non Despia che gioca di cimitero e tanto Despia ora sta praticamente sparendo pian piano. Quindi questo è il resto dell'Engine Sky, un gioco area 0 perché area 0 fa schifo. Forse lo giocherò quando ovviamente Konami alla prossima banned rimetterà Engage a più copie. Vero cappello? Sì. Vero che torna Engage? Guarda, ti dico, ho visto un nuovo supporto Sky, quindi mi posso aspettare qualsiasi cosa. Camelli è forte, Madonna, sei forte. Best deck, sempre detto. Poi, allora, il resto del mazzo c'è Mono Change of Heart, perché comunque forziamo roba, prendiamo mostro all'oppo e poi possiamo linkare noi in Zeke per toglierlo. Book of Moon, che stavo pensando di giocarci Dark MB, perché comunque Dark MB ora è forte, però il problema è che quando ci mandano primi, perché può succedere, Dark MB è un mezzo meno perché Kashtira ci può giocare attorno, oppure lì stessa cosa, può cercare di pomparsi un mostro all'infinito e comunque porre a spell e trap. E specialmente per quando andiamo primi, post side, questa qui è la più forte, dato che la gente comunque ci metterà i removal a spell trap. E comunque se la facciamo sul mostro Purrely, poi Purrely gioca male. Quando Samurai ci parte facendo la normal, glielo spariamo sulla normal e Samurai smette di giocare, perché questa carta è fortissima, sia andando primi che andando secondi. Poi abbiamo le 3 TTT, che queste in questo meta secondo me sono enormi, perché ci sono i mazzi che su 40 carte hanno 45 entrap, quindi siamo Aspetta. sicuri che queste qui siano sempre vive. Ma cavolo, mi hai detto di prenderne due dei TTT. No, no, le Thrust. Ah, niente. E certo, le Thrust. Thrust, le Thrust. Ne ho due, sono qua, su queste qui. Ah, eccole, va bene, eccole, ragazzi. Questa è TTT1, Ah, ok, questa va è la bene. prima Le abbiamo per TTT. dopo. Poi due Thrust gentilmente prestato da Eccole, Cappello ragazzi. a remoto, esatto. No, queste qui non le ho ancora perché tanto Sky non lo sto giocando, però è una carta che in teoria è forte perché ci dà X copie di Engage, in pratica delle volte è morta perché non riusciamo ad attivarla. Però comunque no, ho deciso di giocarne solo due perché tre mi sembravano troppe, una non ha assolutamente senso e giocarne due comunque vuol dire che abbiamo praticamente tre copie di Engage, tre copie di Rota per addarsi la partenza, abbiamo un totale di 5 copie di Talents, tre copie di Change of Heart. E poi siccome giochiamo appunto le Thrust per addarsi le carte, le figurine forti, hanno deciso di metterci come target di trust, ovviamente, al Mono Change of Heart. Herald dell'Abisso, perché è un out forte quando andiamo contro Purrely, e ho deciso di giocarla di main, perché comunque è principalmente contro Purrely, però la possiamo attivare per togliere qualsiasi cosa. E poi Mono Ivelli, che in questo meta fa abbastanza schifo, però comunque rimane una mono, noi andiamo secondi e con Trust abbiamo l'accesso praticamente a tre copie. E Mono Barrier, perché se riusciamo a smontare tutta la board e abbiamo un modo con Trust di settarsi Barrier e poi dopo facciamo saltare un altro turno all'oppo. Quindi molto molto forte questa cosa. Tanto noi facciamo Shizuku passo e più delle volte basta avanti. Allora, per quanto riguarda l'extra abbiamo parte standard, 3 Kagari, 3 Shizuku, 3 Hayate, Mono Kaina in doppia Zeke. Zeke è fortissima perché quando rubiamo un mostro con Change of Heart o Talents linkiamo via in Zeke. Bella, bella forte. Poi, come ultimi tre slot, ho messo per ora Donner, anche se ogni tanto lo swappo con Unicorno dei Nightmare,
Alla fine fanno la stessa cosa, però ora come ora è più difficile arrivare a fare il Link 3. Togliamo lo stesso 1, quindi o Donner o Unicorn, vedete voi. Omega, perché c'è in gamma di main, il 99% delle volte questa figurina qui è morta, perché tanto gamma la facciamo nel turno dell'oppo. Però se capita l'occasione di farla nel nostro turno, almeno faccio Omega, tolgo uno da mano, mi libero la zona main monster zone e posso giocare con tutta la roba Sky. E poi Mono Zeus, perché in questo formato qui è fortissimo. Abbiamo un Change of Heart che ruba mostro, abbiamo tre Talents che rubano mostro, le Trust che ci possono diventare un'altra copia di Talents, un'altra copia di Change of Heart. E siccome è una delle win condition più forti del mazzo, comunque quasi tutti i mazzi ora, a parte Despia, hanno almeno un Axis nell'extra deck, e noi la rubiamo, picchiamo con quella, ci facciamo sopra Zeus e abbiamo finito. E questa qui era la lista di Sky che sto giocando al momento. Ma tipo lo sapevi che Zeke è il vestito di rosa? Sì. Ok, niente, pensavo di Sì, fare il no, figo con. miglior bimba. C'è quel cappellino che ogni tanto fa venire il frizzino, no? Alla punta del... No, non so se intendi. Sì, oh no, ho capito, ho capito. Comunque, allora, penso che ormai le problematiche del mazzo me le hai dette una valanga. Adesso devi convincermi a giocarlo. Perché io dovrei giocare Sky Striker e perché dovrei spendere quanto costa il tuo mazzo attualmente? Penso un botto, perché l'extra comunque è tutto Ultimate, le Rai anche, Rose, Starlight, Staple a parte, penso che Sky rarizzato venga sui 1000, forse, perché comunque ci sono 300 euro di Rose, 320 circa. Se non mi ricordo male, il playset di Cagliari Ultimate stava quasi 500 euro, quindi restiamo sui 1000, poco più, poco meno. Bene, allora perché dovrei giocare uno Sky che quello che giochi te con stable e tutto il resto mi costa 3.000 euro? Vabbè, lo puoi fare anche alla minima, però No, la bimba ha bisogno del santino e c'è bisogno appunto di farlo max rarity, perché comunque vedere la faccia di terrore che fa la gente quando te fai normal Raye non ha prezzo, è una cosa fantastica. È il mazzo più forte della storia, perché è il mazzo che ha vinto più YCS, e Engage è tipo la figurina più forte mai stampata in questo gioco da 25 anni a questa parte. Potevamo sfruttare Mina, anche se ora Mina non c'è più. La Banned ci sta per regalare un'altra copia di Engage. E soprattutto, se vai a cercare sul Rule 34 Raya, trovi delle cose assai interessanti. diciamo che mi stai convincendo, però voglio l'ultima, voglio la perla delle perle. Perché io ce l'ho il mazzo. Ce l'ho tutto da pacco da tin, quindi praticamente max rarity per quello che è max rarity. Però è da capire se giocarlo o meno, perché ragazzi, Sky c'è e sta qua dentro. Quindi Sempre nel nostro cuore. perché ho visto il Drugo che l'ha caricato tutto su Car Market per venderlo. No, Eh sì. Drugo, che fai? Drugo, non ci siamo. No, no, no. Allora, dal punto di vista di vendita le posso capire, perché comunque da un po' di tempo a questa parte è letteralmente diventato il nuovo hero barra Blue Eyes barra Dark Magician del gioco, perché comunque ha ricevuto un sacco di supporti, continua a ricevere supporti, perché ieri hanno annunciato il Link nuovo, gli hanno fatto tutto il manga che c'è dietro, quindi secondo me è uno di quei mazzi che va sempre tenuto nel cassetto, per il semplice motivo che è talmente tanto amato dalla community in generale, specialmente in OCG, che in futuro ci possono sempre essere quei supporti nuovi. E a differenza comunque di Hero e Dark Magician, non è un mazzo meme, perché comunque è stato uno dei mazzi più forti della storia del gioco. È il mazzo che attualmente ha più vittorie ai YCS. Siamo sempre più vicini, secondo me, a riavere più copie di Engage, e con tutta la popolarità che comunque ha, potenzialmente può diventare uno di quegli archetipi che ogni mezza espansione riceve un supporto, che magari questo supporto può anche far schifo, tipo quei tre mostri di main che hanno annunciato un bel po' di tempo fa. Però, per esempio, le altre due carte che gli devono uscire, che sono Camellia e Azalea, sono molto molto forti in termini di gameplay. E poi appunto ci sono le bambine, cioè vuoi mettere una tredicenne che ogni 3 secondi cambia il colore dell'armatura? È la cosa più bella del mondo. Allora, su questo sono d'accordo. Ho Premetto che comunque tua sorella è molto bella. Vabbè, chiesto se si vestiva da Raya, però per ora mi ha detto di no. capita. Purtroppo sì. Quindi dici che è un mazzo che andando avanti potrebbe ritornare forte, rientrare in meta, in un determinato meta futuro, e sicuramente potrebbe avere anche delle carte over-rarizzate.
diciamo che la prossima potrebbe essere Zeke Ultimate, mettiamola così. Quello si spera. Ora, sicuramente nei battagli della leggenda che deve uscire ora a giugno hanno messo Engage con l'artwork alternativo, versione 25esimo anniversario, esce anche da noi, quindi quella lì è molto molto figa perché abbiamo sia l'artwork alternativo di Engage sia comunque tutta la foilatura be bellina realizzata. E poi comunque c'è. Cioè, parlando seriamente, questo qui è uno dei mazzi che, diciamo, è più completo, fra virgolette, perché se ci ritroviamo comunque in un metacombo dove ci sono X mazzi che spammano mostri, noi abbiamo gli archetipo Afterburner che spacca mostri. Se ci ritroviamo in un meta dove ci sono X mazzi che giocano di cimitero, noi abbiamo gli archetipo Shard Cannon che va a interagire con il cimitero. Se ci sono i mazzi control, noi abbiamo Jamming Wave che vanno a spaccare le magie e trappole dietro. Cioè, non ha mai bisogno di mutare, fra virgolette, il suo aspetto per adeguarsi al meta. Semplicemente ci sono delle carte di archetipo che in alcuni meta sono giocati, in altri no. Ed essendo di archetipo, comunque fa sì che bene o male tu riesca a coprire qualsiasi tipologia di mazzo, perché comunque te le puoi andare in qualsiasi modo. E se fanno schifo, semplicemente le togli. E questa è una delle cose che mi è sempre piaciuta di più del mazzo. Però è anche vero che per un bel po' di tempo, diciamo, all'interno del gioco campava solo ed esclusivamente di Mina. Ora che Mina non c'è più, è più difficile giocare il mazzo perché comunque tutti i mazzi che sono all'interno del meta non aiutano Sky Striker perché comunque abbiamo difficoltà contro Despia, abbiamo difficoltà contro Kashtira, abbiamo difficoltà contro Samurai, contro Kureli. Nel caso in cui uscisse comunque una banned che vada a limitare parecchio i mazzi in un meta più lento, comunque Sky è uno dei control migliori che ci siano mai stati. E poi appunto comunque secondo me a breve ci ridaranno un'altra engage, quindi aumenta la consistenza del mazzo e possiamo tornare a fare engage fresco engage, che è una delle cose più belle del mondo. Allora, voglio concludere dicendo una cosa. Quando c'è stato l'ICS a Milano, credo l'ultimo prima della pandemia, che nel meta c'era Sky, Orcrust, Thunder Dragon, non ricordo male, Sì. sono andato, ho partecipato, ovviamente non avevo il mazzo. Mi sono fatto dare Sky Striker, cioè l'ho comprato, e praticamente sono andato su e senza conoscere il mazzo sono andato a fare l'evento. Mi hanno spiegato le combo mentre ero in macchina e sono andato lì a cazzo duro. Ho preso il cazzo in una maniera incredibile. L'ho perse, penso, tutte. Forse ne ho vinte un paio, ma tipo gli ultimi turni. Però ho fatto schifo. Quindi dici che dovrei dare un'altra possibilità al mazzo? Assolutamente sì, ma guarda, ti dico solo questo. Praticamente io sono stato X anni, fino a che non è scoppiata Mina, a giocare Sky. Non ho mai cambiato mazzo. Ogni tanto giocavo qualcos'altro, però comunque gli eventi me lo facevo con Sky. Tutte le sante volte che andavamo a fare un evento, giustamente tutti i miei compagni di team, tutte le persone che mi conoscevano, mi prendevano per il culo in maniera ovviamente amichevole, dicendomi: ma fai Mina passo, ma tanto spengi il cervello, Mina passo di qua, Mina passo di là. Che è vero, comunque era quello che facevo. Però ogni tanto succedeva che queste determinate persone si mettessero a giocare Sky e mi dicevano: ma come fai a giocarlo? Che tanto qui appena entra Mina te la spaccano subito, appena fai qualcosa ti bloccano subito, come fai a gestirti le risorse? E qui è la cosa bella di Sky, che ti premia se giochi bene, e se giochi male, ovviamente non fa parte di quella categoria di mazzi dove nonostante tu sbagli a fare le combo, nonostante tu sbagli a fare una determinata cosa, poi il mazzo fa talmente tante cose tutte insieme che recuperi uguale durante il turno. Sky non è così. Se sbagli a gestirti le risorse, hai perso. Se sbagli a fare una mossa, hai perso. Però quando fai tutto in maniera perfetta, il mazzo ti premia e prendi vantaggio. E a me questa era una cosa che mi faceva un botto far piacere il mazzo, appunto. Ok, tipo dici non è come giocare a Eldritch o Flander, mettiamola Sì, così. capito, nel senso, tanto Flander puoi anche sbagliare la combo, però metti la statua a vento, metti Empen, tiri Shifter e vaffanculo, nel senso, hai vinto lo stesso anche se hai sbagliato tutto, questo invece non è così. Bene, ammetto che mi hai convinto. Potrei dare un'altra seconda possibilità al mazzo, visto che ce l'ho e non devo comprarlo. Questo quindi era un punto già a Assolutamente. favore. E niente. Penso che a questo giro ce l'hai fatta, vediamo chi sarà il prossimo ospite che riuscirà a convincermi a giocare il suo mazzo. Adesso vediamo se sarà Luca, ma anche Luca voleva fa Sky, non si può fare, cioè non potete Non tutti si lo stesso può, mi mazzo. dispiace per Luca, ma ci può essere solo uno Sky in città. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto con un commento se siete stati convinti anche voi a giocare Sky, se al prossimo evento al Nazio giocherete tutti Sky, sappiamo di chi è la colpa. E
se poi questo implica anche che Engage se ne andrà di nuovo, devi metterti la mano sulla coscienza e dire vabbè, io il mio l'ho fatto, forse ho esagerato. Più di così non posso fare, sì. Mi dispiace. Ma... detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!